Olè a tutti quanti ragazzi da Gmove 95, oggi siamo di nuovo su Stronghold HD. Allora, uno dei quattro tiranni, il ratto, è morto, quindi oggi tocca dare la caccia al serpente. E così hai sistemato il primo dei maledetti tiranni che ci opprimono. Fai bene a festeggiare, ma non illuderti che gli altri siano come lui. Ci sono nuove e grandi sfide all'orizzonte. Adesso dovrai vendicarti del serpente, della persona che aveva attirato tuo padre nella trappola in cui trovò la morte. Prendi il comando della mia forza principale e dai la caccia al nemico. Nel frattempo, Lord Wolsack aprirà un secondo fronte. Capito. Gli uomini del serpente sono a metà della costruzione di un castello nella contea vicina. Elimina le poche guardie che sorvegliano i lavori e impadronisciti della struttura. Il serpente cercherà sicuramente di riconquistare il castello. Preparati a difenderti. Vai. Potete contare su di noi. La forza principale, ma siamo anche messi male. Per dire. Allora, direi di mandare subito i lancieri. Nessun problema. E attaccare gli arcieri. Proviamo. Gli arcieri bisogna assolutamente tenerseli cari. Cosa volete? E al massimo li si mette in questa zona, senza però diciamo attaccare direttamente le strutture, perché poi ci serviranno dopo. In attesa di ordini. Quindi non bisogna assolutamente esporre gli arcieri come stavo già facendo, perché ci servono dopo. Sempre pronto. Facile. Andiamo. Come potete vedere, i nemici sono veramente scarsi. Sono soltanto tre arcieri e tre mazzieri. Ma non bisogna assolutamente spaccare nessuna struttura, perché una volta distrutte tutte quante le unità nemiche, il castello diventerà nostro. E poi gli arcieri ci serviranno soprattutto in questa zona qua, perché se non sbaglio in questa... infatti ci sono gli orsi che verranno in questa zona. Quindi vediamo un po'. Ecco fatto. Ora che questi... Cosa ci aspetta? Verranno uccisi. Mandate subito le truppe sopra il castello. Sì, mio signore. E fate avanzare gli arcieri. No! Dove state andando? Andate da qua sopra. Prendete gli arcieri. Sì. E andate immediatamente qua sopra. Ci muoviamo. Allora, gli arcieri direi che li mandiamo subito sulle torri. Diteci cosa fare. Uccidete qua. Il nemico è scomparso. Visto? Ora il territorio è diventato automaticamente nostro. Ci muoviamo. Allora, abbiamo la pietra e come avete potuto vedere dalla missione che ci richiede, dobbiamo raggiungere 50 unità di popolazione e anche una benedizione. Cioè, praticamente si è sbloccata la cappella, che praticamente è la chiesa. Allora, in questo caso bisogna organizzarsi gli arcieri da mettere sulle torri, in modo che facciano fuori gli orsi che arrivano, infatti. Anche perché sono una minaccia per i taglialegna, perché come potete vedere vanno a tagliare là. Un messaggio dallo scrivano. Sir Longarm è partito a bordo di una nave per trattare con i rapitori del re. Ottimo. Allora, ci facciamo la seconda cappella, però se la facessimo non avremmo popolazione, quindi ci tocca fare qualche casupola. Dobbiamo arrivare infatti a 50 di popolazione, ma allo stesso tempo dobbiamo mantenerci anche la benedizione. Quindi, ci occorre assolutamente produrre molto più cibo, perché altrimenti rischiamo anche di non avere poi le scorte di cibo. Ma direi che per ora, in questo modo, va bene. La popolazione aumenta di un'unità singola. Un messaggio dal serpente. Ah, perché sei qui? Stai rovinando i miei piani, vattene via! Vittoria, come avete potuto vedere. Questa qui è una missione relativamente facile se ci si concentra subito sulle chiese. Vittoria! Ma la vera missione sarà adesso. Dopo che il popolo di queste terre ti ha visto respingere i soldati del serpente, ha deciso di passare per intero sotto la tua bandiera. La contea è tua. E la prima parte è andata. Ora però dobbiamo stare attenti, perché questa missione ci introdurrà due nuove unità. I mazzieri e i balestrieri. L'ho
Lord Vulsack è impegnato al fronte e Sir Longarm è in viaggio. In attesa di nuovi ordini, decidi di proseguire nel tuo cammino. I soldati che hai inviato nella Contea del Ratto hanno fallito. Non per colpa mia, è stato il ratto a dare loro ordini sbagliati. Silenzio, riconquista le terre del ratto, oppure ti strapperò la lingua. Io mi occuperò della fonte dei nostri problemi. Va bene. Il passato del lupo è avvolto nel mistero e quello che si sa di lui è tramandato da storie e dicerie molto difficili da verificare. Si crede che tutti e due i suoi genitori siano morti per cause naturali poco dopo il suo 18° compleanno. Già, si crede. Secondo me non è così. Avanza nella prossima contea del serpente e difenditi dalle sue forze. Questa contea confina con i territori del lupo. Posiziona una fortezza per creare il tuo castello. Vabbè, in pratica quello che voleva dire... Posiziona il granaio, sì. Diciamo, quello che voleva dire prima nell'introduzione... voleva dire praticamente che siccome le terre confinano con il lord più potente, il lupo, dobbiamo aspettarci anche un arrivo, diciamo, massiccio di truppe potenti. Allora, io direi che qua ci facciamo l'armeria e edifichiamo subito la caserma, perché altrimenti rischiamo di ritrovarci sin dall'inizio senza truppe. Allora, io dico che dovete farvi assolutamente i caseifici, perché vi serviranno per realizzare le armature di cuoio, che serviranno appunto per produrre i balestrieri successivamente. Secondo, costruite subito dei taglialegna e fatelo vicino appunto agli alberi in modo da risparmiargli il cammino. Oppure anche in zone come queste. Comunque fatelo dove volete. Quindi, una volta fatti quelli, realizziamo subito una conciatrice in modo da poter sviluppare subito delle armature di cuoio per più avanti. E anche subito un'officina dell'arciere, perché dobbiamo subito difenderci immediatamente sin dall'inizio. Giù dal serpente. Ai ai ai. Molto presto ti sarò addosso. Mi sa che abbiamo fatto un po' in ritta, Al Serpents. Vabbè, a questo punto ci facciamo la scaletta. E ci fortifichiamo leggermente, in modo che il nemico non ci arrivi addosso. Almeno parare tutto quanto a questo lato ci dà un vantaggio. Quindi gli arcieri, le truppe del serpente, spostiamo qua. Ci stanno attaccando. Come potete vedere, le truppe del serpente comunque includono soltanto mazzieri e arcieri. Nulla che comunque i nostri non gli possano non tenere testa. In attesa di ordini, mio signore. Allora, a questo punto acquisto leggermente un po' di cibo, perché stiamo scarseggiando. Ora, come potete vedere, iniziamo già a pestarci con i loro arcieri. Gli arcieri non sono un problema, sono i mazzieri il vero problema, che velocizzano ovviamente quando sono vicini. Un piccolo drappello di soldati del serpente si sta avvicinando al castello. Però finora, come avete visto, nulla di particolare. Non sono pericolosissimi, almeno fino a questo punto. Ora che abbiamo un po' di roba, non ci sono le persone necessarie per ci facciamo questa struttura. Il mulino. E ci occorre purtroppo anche un'altra casupola. E con una casupola cosa vuol dire? Sì, più cibo da consumare. Le truppe del serpente ci stanno attaccando. Ai 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 ai. Vedete, qui i nemici arrivano continuamente. Non c'è, diciamo, un limite alle truppe nemiche. La sola cosa che vi posso consigliare qua è cercare di fare il muro più largo possibile. Siamo in modo da bloccarli. Senza cibo, mio sire. No, veramente non è che siamo... Il granaio è vuoto, mio non sire. È che non siamo così... Non abbiamo proprio cibo, che è diverso! Allora, aspettate un attimo che qua... Ci vuole calma. Cosa volete? No, no, mirate tutti quanti ai mazzieri! Concentratevi prima su un singolo mazziere! Ora, sparate su tutti i mazzieri! Perché dovete sapere che i mazzieri sono perfetti per demolire le mura, vedete? Un piccolo drappello di soldati del lupo si sta avvicinando. Ai 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 ai. Il lupo è già molto più pericoloso e vedrete il perché. Le scorte di pietra scarseggiano. I soldati del lupo sono qui. Siamo finiti. Dovete sapere che il lupo, vedete, usa anche gli spadaccini. E questa è una cosa molto pericolosa, perché possono farci il mazzo alle truppe.
In attesa di ora sì che i lancieri vanno reclutati assolutamente. Ma come supporto per gli arcieri. Potete contare altre reclute, sire. Sempre pronto. E mandateli a fortificare la zona in cui non ci sono le mura. Sì, signore. Ovviamente per ora non possiamo, diciamo, sperare di fargli molto danno agli spadaccini. Ma il loro svantaggio è che saranno resistenti, ma sono anche molto lenti. E questo è l'unico nostro vantaggio. Quindi, cosa ci aspetta? Se portiamo praticamente i nostri lancieri in queste zone e contemporaneamente fortifichiamo il muro per parare i nostri uomini. Serve della pietra. Ci verrà anche molto più semplice affrontarli, perché con questi è molto più difficile da parte del lupo attaccarci. Però evitiamo di esporre troppo i nostri uomini. Vedete che ci mettono molto più tempo ad attaccare. Però gli spadaccini sono, come vi ho già detto, pericolosamente resistenti. Quindi non abbiamo altra scelta che resistere a oltranza per ora. Quindi potete contare su di noi. Reclutiamo i lancieri e usiamoli come, diciamo, possibile forza difensiva estrema. E li mettiamo qua. Quindi direi che gli arcieri li mettiamo in modalità aggressiva. E direi che il cibo continua sempre a scarseggiare. E questo è anche un altro punto negativo. Comunque, vedete gli spadaccini, cioè, impiegano un'eternità ad arrivare. Mio signore. Quindi direi di mettere gli arcieri appunto metterli in questo lato. E speriamo che ora comincino a tirargli, perché altrimenti non ce la facciamo a resistere. Allora, il cibo. Le scorte di cibo stanno calando, mio signore. Comincia ad arrivare. La gente. E abbiamo un bonus più uno perché ci sono più tipi mangiati. L'unico vantaggio. Cosa volete? Immediatamente. Ora dobbiamo assolutamente costruirci un'altra dell'arciere e vedrete dopo il perché. Anzi, direi due dell'arciere. E ci occorre anche un'altra casupola, purtroppo, perché altrimenti non abbiamo popolazione. Vedete quanto sono resistenti gli spadaccini? Non gli hanno fatto praticamente niente. In attesa di ordine. Fortunatamente gli spadaccini sono stupidi, perché si metteranno a picchiare contro il muro. Il trucco che vi do è: ordinate agli arcieri di sparare tutti quanti su un unico spadaccino. Fatelo così uno alla volta. Lo so, purtroppo attualmente non avete altre molte speranze di fare di meglio. Quindi metteteli qua e ordinate semplicemente loro di attaccare gli spadaccini più deboli. Quindi mandateli contro i lancieri. Non faranno molto, ma almeno avete qualche possibilità di bloccarli. Cosa ci aspetta? Il castello ha retto. Non male. La prossima volta non ti sottovaluterò. Grazie. Però adesso vi chiederete perché ho fatto altri gli arcieri. Non perché gli arcieri sono efficaci contro i nostri nemici spadaccini, ma per un altro motivo che vedrete adesso molto presto. Un messaggio, signore. Ecco, prendi questo. Il progetto di questa balestra ti aiuterà contro i tuoi nuovi nemici. Preghiamo che sia sufficiente per la vittoria. Avete capito? Adesso abbiamo praticamente accesso, signore, alle balestre. Sire, dovremmo ordinare ai nostri armaioli di costruire subito delle balestre. Dobbiamo essere pronti per il ritorno del lupo. In pratica, da questo momento possiamo appunto reclutare i balestrieri, perché diventa disponibile appunto le balestre. E li posizioniamo in queste zone. In attesa di servono altre reclute, sire. Il reclutiamo mio arco è vostro. Gli ultimi arcieri, diciamo, gli ultimi arcieri disponibili. Mio signore. Cerchiamo di reclutarli, che comunque sono efficaci contro in i mazzieri. Di ordini. Cosa volete? Vado. E data la situazione, direi che ci facciamo un altro officina dell'arciere con l'ordine di fare balestre e un'altra conciatrice. Così siamo sicuri di avere abbastanza armi a disposizione. Ora
Affinché i nostri abbiano una gittata migliore, direi che dobbiamo farci delle torri. Oltre perché per il fatto che così sono anche molto più protetti. Ah, e già che ci siamo, facciamo anche qui il secondo portale. Così i popolani possono uscire di qua, anziché farsi tutto il giro. In attesa di... Io vi consiglio, mettete i balestrieri sulle torri, perché così hanno gittata maggiore. Esattamente. I villaggi vicini ci avvisano che una banda di uomini del serpente è diretta contro di noi. In questo caso non dovete assolutamente temervi, perché i balestrieri, se riescono a tenere testa agli spadaccini, pensate un po' che cosa possono fare ai mazzieri, che hanno solo una corazza di cuoio e non di metallo. Comunque, vediamo un po'. Vabbè, per ora siamo messi abbastanza bene. Balestre continuano ad arrivare. Senti, sir, rapidamente. Un messaggio dal serpente. È finita, amico mio. Ammetti la sconfitta. I nemici in questo caso costruiranno sicuramente, vedete, 4 scudi mobili, in modo da pararsi le truppe. Ovvio che questo comunque non è che sia sempre un vantaggio, in quanto i balestrieri possono infliggere molto più danno. Quindi non occorre altro che aspettare. E come potete vedere, iniziamo già a fare molto più male ai nostri nemici, vedete? Sì. Andate qua sopra, presto, 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 presto. Prendete di mira i mazzieri. Come avete potuto vedere, l'attacco del serpente è durato 2 secondi, come avete potuto vedere. Hanno semplicemente fatto 2 demolizioni qui, ma niente di grave. I villaggi vicini ci avvisano che una banda di uomini del lupo è diretta contro di noi. Attenti! Subito! Ora, avanti. Portiamo i balestrieri qua. E vedrete qua quanti spadaccini sbucheranno adesso. Questa volta ti ucciderò. Direi che si è leggermente alterato. Guardate un po' quanti sono. Non vi avevo detto balle. Se non avessimo fatto i balestrieri, a questo ci avrebbero annientato. A proposito, i balestrieri li annientano con un dardo solo gli arcieri, sappiatelo. Una volta che gli arcieri si fermano, sono morti. A questo punto non bisogna fare altro che aspettare l'arrivo degli spadaccini e nel contempo mandare altri balestrieri sulle mura. Di cosa? Rapidamente. Quindi aspettiamo l'arrivo degli spadaccini e tutto si risolverà. Anche perché oramai il nemico non ha assolutamente possibilità di resistere. Avanti balestrieri, avanti. Scoccate, scoccate, scoccate. Come potete vedere, guardate un po' quanta salute hanno già gli spadaccini. Non hanno assolutamente possibilità contro i balestrieri. Un messaggio dal lupo. Mi hai fatto infuriare, te ne pentirai. Ti sei pentito, lupo. Mi sa che ti ho un po' massacrato, Vittoria! Oh, vittoria, bene. Grazie al progetto della balestra consegnato nelle tue mani dallo straniero incappucciato, non solo hai liberato un'altra contea, ma hai anche ottenuto una vittoria contro il lupo. Il che non è da poco. Oh, finalmente abbiamo preso un'altra regione, ma avete visto che questa è diventata rossa? Questo perché è intervenuto appunto il maiale. Sta attaccando le nostre terre. Comunque lo affronteremo più in avanti. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto, lasciate un commento, poi in giù e condividete il video. Ci vediamo nel nuovo episodio. Ciao a tutti ragazzi.